Da piccolo io odiavo il teatro, perlomeno credevo fosse noioso star seduti su una sedia al buio per 1 o 2 ore, guardare persone che non conoscevo su un palco raccontare storie. Credevo fosse terribilmente noioso. La fortuna o la sfortuna è che sono facilmente corruttibile e mio nonno mi ha venduto quest'idea di andare a teatro dicendomi ci andiamo, dopo cioccolata con la panna. E ho detto, vabbè, cioccolata con la panna, cosa sarà mai? Andiamo. Vado per la prima volta e mi rendo conto che non era poi così male questo teatro. Quindi poi cominciamo ad andarci tutte le domeniche. C'era questo abbonamento per bambini dove facevano degli spettacoli proprio per bambini alle elementari e comincio a sviluppare una passione. Proviamo, buttiamoci. E direi che è stata un'ottima scelta. Direi che quella cioccolata con la panna è valsa tanto. La balbuzie in realtà un pochettino mi ha fermato, o perlomeno mi ha fatto venire un po' di dubbi. Diciamo che io avevo 7 anni ed era già un periodo della mia vita in cui balbettavo parecchio e avevo paura che il teatro in realtà non fosse per me. Era bello guardarlo, ma dire, ma se sono io sul palco, balbetterò o non balbetterò davanti a tante persone, come sarà? Però ho detto provo. E ho scoperto che faceva al 100% per me. Mi ha spinto a continuare quella che io chiamo la magia del teatro. La chiamo in questo modo perché da piccolo io balbettavo tanto, veramente tantissimo. E il teatro era diventata la valvola di sfogo in cui io quelle 2 ore alla settimana non ero balbuziente. Come mai? Perché io quando ero Lorenzo balbettavo, ma se interpretavo un personaggio che non balbettava, come per magia io smettevo di balbettare. Potevo interpretare un rapper e ti facevo un'intera canzone rap senza il minimo problema. E quindi questa cosa qua mi ha colpito quando ero piccolo. Ho detto, com'è possibile che io durante la vita di tutti i giorni non riesco a parlare, salgo sul palco, interpreto un personaggio, mi viene in mente, ho fatto Pinocchio il secondo anno, e come per magia io parlavo benissimo. Quindi questo direi che è stato il motore principale che mi ha spinto poi a coltivare questa grande passione. Un spettacolo molto bello. Credo l'ultimo che abbia fatto ed è Grease. Ci siamo preparati tantissimo, è stato veramente, credo, lo spettacolo più divertente che abbia mai preparato. Ho interpretato Danny Zuko e quindi è stato molto, molto, molto divertente. Durante gli anni ho avuto anche modo di fare altri spettacoli, altri classici. Il teatro mi ha dato la possibilità di stringere, credo, le amicizie più forti che io abbia mai avuto in tutta la vita. Perché, secondo me? Perché quando tu sei a stretto contatto con delle persone che accanto a te interpretano costantemente personaggi nuovi, ti rendi conto di quando quella persona lì è veramente la persona che è o quando sta indossando una maschera, quindi un personaggio. E questo fatto di essere tutti a conoscenza della vera persona che c'è dietro crea delle amicizie forti, amicizie vere eppure al 100%. Questo col teatro e questo poi sempre collegato con la balbuzie, la capacità di esprimermi, di parlare e di raccontare ha dato altre 1000 possibilità di conoscere tantissime persone.